Bentornati in un nuovo tutorial di WordPress. Oggi vi mostro qualcosa di semplice. Un tema che ho scelto per il mio WordPress. Il tema in questione è Customizer. Ve lo mostro subito in azione. Vi spiego alcuni dettagli. Eccolo qui, questo è il tema. Come vedete, molto, direi molto 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 semplice, molto carino, molto moderno. Vi faccio vedere alcune particolarità di questo template, giusto per dare un'idea di cosa si può fare con appunto un template gratuito. Bene, bando alle ciance, andiamo subito sul nostro dashboard. Andiamo su temi, andiamo su personalizza. Ogni tema di WordPress c'ha le proprie impostazioni. L'impostazione principale di questo tema le vediamo qui. Come vedete, c'è veramente da divertirsi. Si può cambiare logo a sinistra, logo centrale, logo titolo a destra. Posso posizionare il logo, molto interessante. Qui posso cambiare la testata. Come vedete, questo template, posso cambiare la navigazione dei menu. Questo template è molto ricco di impostazioni. Posso cambiare le impostazioni delle barre laterali, social links nelle barre laterali, a sinistra ad esempio, salvo e pubblico. Sono molte impostazioni molto interessanti. Qui abbiamo i soliti widget, dove possiamo mettere i widget a piedi pagina. Sono questi qui in basso. Qui, come vedi, non ho alcun widget installato. Questo template mi affascina parecchio, perché permette, come vedete, anche di interagire nel file CSS. Quindi posso modificare quasi ogni impostazione. La cosa che voglio mostrare è come effettuare ad esempio questo slider qui. È uno slider modificabile. Si può, per ogni pagina, modificare un proprio slider, insomma. Molto interessante, ve lo faccio vedere. Come vedete qui, social links alla sinistra, attivo. Un attimo, vi mostro anche i social links, Facebook, Twitter e cose del genere, dove si possono impostare. Ritorno qui sui temi. Eccolo qui, questo è il tema. Si può anche personalizzare da qui. Si ritorna sempre alla schermata principale, dove si può aggiornare tutte le impostazioni. Social links, eccolo qui. Io ho messo solo al momento i feeds. Qui posso aggiungere il profilo di Facebook, quello di Twitter, well, Flickr, profilo WordPress, profilo YouTube, profilo Dribbble. Sono tutti questi social links che appaiono, come avete visto, nella pagina. Vi mostro come si può creare slider. Andiamo sulle pagine. Ad esempio, vado sulla pagina, vado su questa pagina, modifico. Qui, come vedete, in basso aggiungo un slide a questo articolo pagina. Metto sì e scelgo uno slider. Il problema è che di slider ne ho solo uno.
Per avere più slide a disposizione, vado su Mi Media e mi vado a prendere qui delle foto a caso. Vado su Modifica dei dettagli aggiuntivi e posso aggiungere questa foto, come vedete, aggiunge allo slide. Nome del slide, tutorial. Qui possiamo aggiungere altre cose. Posso aggiungere, ad esempio, posso linkare la slide a uno dei miei articoli, perché no? A uno dei miei post, ad esempio, apri quello, metto una pagina web, link, scegli uno slide, aggiungi uno slide, tutorial, crea un nuovo slide nome tutorial, eccolo qui. Vado di nuovo su media, mi prendo un'altra immagine, modifica dei dettagli aggiuntivi. Vado qui, aggiungi allo slide. Qui posso scrivere cosa deve comparire su questa immagine. Tutorial 2 per intenderci. Lo linko, questa immagine la linko a un altro articolo. Adesso mi scelgo tutorial. Ho aggiunto due foto allo slide, può bastare. Aggiorna. Adesso ritorno alla mia pagina dove volevo aggiungere il mio slide. La pagina era questa, modifica. Ho attivato slide e mi scelgo slide tutorial. Quindi avrò su questa, quando aprirò questa pagina conference, avrò uno slide formato da due foto linkate addirittura su articoli. Aggiorno, ve lo mostro. Vado sulla pagina conference. Come vedete, va bene, ok, bisogna scegliere delle foto con il formato particolare. Come vedete, le foto non sono ideali per fare le slide, ma era giusto per darvi un'idea. E come vedete, se si può addirittura modificare anche da qui, trovo molto interessante. Sono sulla pagina conference, ho un slide personalizzato. Vado di nuovo sulla pagina home, ho di nuovo un altro slide. Lo trovo molto interessante, ecco, diciamo. Poi come vedete, la caratteristica di questo tema è che cambia i colori di sfondo, come qui le scritte, in maniera casuale. Adesso è di nuovo giallo, dopo di nuovo viola. Molto interessante, come dicevo, è un template molto ricco di impostazioni. Come vedete qui ci sono anche, questa è la mia pagina principale, qui sono gli articoli in evidenza con i collegamenti, qui tutti gli articoli che ho pubblicato. Direi che secondo me è uno dei templates molto moderni. È un template molto carino che ho visto ultimamente, volevo mostrarlo. Va bene, vi ringrazio per l'ascolto. Questa era una piccola carrellata delle impostazioni che permette questo template. Ve lo mostro di nuovo. Il template che ho attivato si chiama Customizer, è gratuito. Offre molte opzioni, ve lo mostro di nuovo, lo trovo molto carino,
la personalizzazione dei propri slide per ogni pagina. Chiaro, bisogna scegliere le immagini adeguate per avere un'ottima risoluzione. Poi qui con tutti i miei articoli pubblicati, con le pagine evidenza dove si può anche modificare. Quindi direi questo è un template moderno, spero di essere stato utile, di aver mostrato qualcosa di utile. Ci vediamo al prossimo tutorial, vi ringrazio dell'ascolto, ci vediamo, ciao.